Carabinieri del Nord di Napoli, insieme alla Seconda Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno denunciato il titolare di una società di spedizioni che, attraverso false certificazioni e attestazioni, era in procinto di immettere sul mercato africano un ingente quantitativo di rifiuti speciali, costituito da pannelli fotovoltaici dismessi. Nel corso dell'ispezione dei containers, i militari e i funzionari operanti hanno rinvenuto circa 10.000 pannelli fotovoltaici e parti di essi, privi dell'etichettatura prevista per legge che ne attestasse la qualifica di merce. Il carico destinato al Mali, Africa, era proveniente da un sito industriale della provincia di Cagliari e ceduto per l'esportazione ad una società di spedizione del Nuorese. Al termine dell'attività sono stati sottoposti a sequestro i 10.000 pannelli fotovoltaici e gli 8 containers all'interno dei quali erano stipati.